Buondì, ragazzuoli e ragazzuole, non so quanto posso risultare seria a parlarvi di letteratura inglese con un Baby Yoda, un Gizmo e un Ewok che mi stanno facendo da cornice in questo momento, ma fa niente, era giusto per darvi secondo me il tono di quello che è questo genere di video, ovvero la English Literature for Dummies, che poi sapete che è il mio modo, no, per avvicinare un po' tutte le persone alla letteratura inglese in maniera un po', come dire, spiccia, veloce, no, for Dummies appunto, cioè senza stacchi e fattoppi raffinatini, no? Dopo chiaramente se volete approfondire o se ci sono degli argomenti che vi interessano, io vi invito sempre a scrivermelo qua sotto, che nel caso facciamo un video di quelli approfonditi, proprio quelli rottura di scatola eterna su un determinato argomento. Io per adesso vi sto dando soltanto, quindi, una bella infarinata, che fino ad adesso è stato abbastanza semplice. Il problema verrà col tempo. Perché vi dico questa cosa? Perché l'ultima volta abbiamo parlato soprattutto di, anzi, interamente di storia, no? Vi ho fatto un po' come dire, un viaggio lunghissimo in quello che è l'età rinascimentale inglese, giusto per capire dove ci stiamo muovendo e soprattutto dove si muovono poi i personaggi di cui parleremo a breve, dove si muoverà il grande personaggio, il grande protagonista della letteratura del Rinascimento, della storia della letteratura inglese del Rinascimento, che è appunto William Shakespeare, che non è però il protagonista del video di oggi. Perché oggi sì, parliamo di un argomento che interessa effettivamente William Shakespeare, perché anche lui si è un po' cimentato nella scrittura, no, di questo genere, non ha scritto soltanto teatro, ma lui lo vedremo più avanti. Per adesso facciamo una cosa per volta, ci cioè, arriviamo per step, William Shakespeare sarà un po' l'ultimo arrivato, no? Un po' quando si fanno le feste, poi il più figo arriva alla fine, e William arriverà poi alla fine, devo ancora capire come gestire tutti i video su William Shakespeare. Con calma, non so bene ancora come dividerli, però forse col tempo, alla fine, cioè in qualche modo prima o poi comunque ci arriviamo, non è che mi defilo all'ultimo e dico no, non lo faccio io. Quindi l'argomento di oggi, l'argomento principe del video di oggi, che cercheremo come sempre di affrontare con un po' di leggerezza e cercherò di non rendervelo troppo pesante, è il sonetto, come potete vedere dal video, il sonetto e due autori fondamentali nella scrittura di quello che è il sonetto e in generale comunque la poesia rinascimentale. E perché è così importante il sonetto in questo periodo? Perché è così tanto importante la poesia? Perché si dice che il Rinascimento fu la Golden Age addirittura della poesia e fu il periodo in cui effettivamente poi nacque quello che è il sonetto all'inglese, ok? Cioè in Italia il sonetto già esisteva. Perché? Perché il sonetto effettivamente viene dall'Italia, abbiamo due grandi rappresentanti, Dante, ok, è stato il primo, no, che l'ha sperimentato, poi venne Petrarca. Addirittura fate conto che il canzoniere di Petrarca fu quello che dopo venne preso ad esempio, no, da tutti i poeti europei che appunto volevano scrivere il sonetto, anche perché al di là della struttura, capito, proprio del sonetto, che è stata cambiata comunque poi in Inghilterra, ma al di là di quello, i temi del sonetto quelli sono universali e sono stati ripresi poi appunto da vari poeti europei. Quali sono queste tematiche, no, che caratterizzano il sonetto? Presto detto, penso che più o meno le sappiamo tutte, no? Cioè la ricerca dell'amore, il fatto di essere innamorati di una donna, ma di non riuscire mai a raggiungere questo amore perché o questa donna è sposata o perché ci sono altri generi di impedimenti, appunto, che ci rende impossibile, no, la realizzazione di questo amore, la contemplazione della donna, quasi fosse una figura divina, anche perché effettivamente sì, poi la donna del sonetto è colei che rappresenta tutte le qualità più belle e bellissimissime dell'universo, cioè è tipo perfetta, perfetta, cioè perfetta dal punto di vista fisico, perfetta dal punto di vista morale, è lì, è finta, è un cartonato meraviglioso, bellissimo. Però per il poeta è tipo, è proprio una roba che va oltre, oltre. Tipo che se io fossi Petrarca, cioè io Henry Cavill, capito? Cioè se, per farvi capire, no? Dammi un esempio pratico. Chiaro che tutte queste tematiche sono bellissime, però creano anche un sacco di paradossi, che anche questi sono poi in realtà altre tematiche del sonetto, perché cioè il fatto, no, di desiderare una donna. Si desidera sempre una donna che però non è mai accessibile,
Cioè, la donna è bella ma anche crudele, è desiderabile ma è casta. L'amante soffre, però non vuole neanche smettere di soffrire. Lui vorrebbe che la donna piangesse la sua assenza dell'amante, ma non vuole che lei soffra. Cioè, è un po' doppia personalità, capito? Un po' psicoterapia spinta qua. Chiaro che poi l'amore della donna raggiunge proprio dei livelli ancora più alti e si giunge all'amore per Dio, vabbè, queste cose, che sembra un po' una bestemmia, come l'ho appena detto, però in realtà no, cioè, non è una bestemmia, giuro. Il sonetto solito, cioè quello di ispirazione appunto petrarchiana, quello classico, è formato da due quartine e due terzine. Le due quartine presentano quella che sarebbe la storia, quello che sta succedendo. Invece nel sestetto si cerca una soluzione al problema o, diciamo, un ragionamento di quello che appunto è il poeta su questa determinata tematica trattata. Cosa succede? Che invece in Inghilterra si adotta un'altra forma del sonetto, ovvero tre quartine e una coppia finale, che poi sarebbe il sonetto quello più classico di William Shakespeare, tanto per intenderci, anche se non fu William Shakespeare a portare il sonetto in Inghilterra, attenzione, e adesso ci arriviamo. Importantissimi nei sonetti le figure retoriche, tutte le figure retoriche, non soltanto quelle che io odio, che sono la similitudine e la metafora, ma un po' tutte. Questo ci fa capire che il sonetto non è una roba per persone che non avevano studiato, cioè il sonetto è qualcosa di alto, è qualcosa che va capito, cioè nel senso devi fare un po' uno sforzo di cervello in pratica per capirlo il sonetto, non è che sei proprio, cioè, l'ultimo degli arrivati che lo leggi e dice mo, cioè, boh, che è sta roba, capito? Cioè, è una cosa un po' importante. Chi fu il primo a portare il sonetto in Inghilterra? Sei interessato, secco, che ti vedo che sei arrivato tutto così d'un fiato? Fu Thomas Wyatt. Thomas Wyatt nacque nel 1503 e morì nel 1542 e ebbe una vita un po' movimentata, l'amico, perché visse sotto il regno di Enrico VIII, che dovevi stare pure attento come respiravi. Lui probabilmente fece qualcosa un po' di più di respirare, o forse respirò un po' troppo addosso da Anna Bolena ad un certo punto della sua vita. Thomas Wyatt, come mestiere, non era poeta, era un diplomatico, per cui viaggiò molto in Francia, in Spagna, in Italia, anche appunto dove dopo apprese quello che appunto è il sonetto. Ad un certo punto della sua vita venne arrestato e venne mandato alla torre perché appunto si disse che forse respirò un pochino troppo addosso alla Bolena, ma ad un certo punto poi fu rilasciato, dice, amici come prima. Ci costa una fortuna. E poi il problema è che lui era in rapporti molto stretti con Thomas Cromwell, che era il segretario di Enrico VIII ed era il patron, il mecenate, no, di Wyatt. Il problema è che, come voi ben sapete, a un certo punto Thomas Cromwell cadde in rovina e Enrico VIII lo mandò così a perdere la testa perché venne accusato di tradimento e di conseguenza alle tutti giù con lui, tipo effetto domino, via tutti giù. No, in realtà Thomas Wyatt morì, ma alcuni anni dopo, cioè dopo, non a causa della questione di Thomas Cromwell. Come vi dicevo, fu il primo che introdusse il sonetto in Inghilterra. Perché, importantissimo, lui tradusse l'opera di Petrarca, tradusse e adattò, per cui se voi leggete le poesie di Thomas Wyatt tradotte da Petrarca, non sono proprio paro paro a quelle di Petrarca, ma sono adattate, alcune sono proprio completamente diverse, altre invece sono proprio una traduzione abbastanza letterale. Cosa fece però? Cioè fece un cambiamento abbastanza importante che appunto vi dicevo, no, non utilizzò la forma del sonetto petrarchiano, cioè quella formata dall'ottava e dal sestetto, no? Ma cambiò e fece quello che appunto è quello conosciuto come il sonetto all'inglese, cioè le tre quartine e poi la coppia finale. La cosa abbastanza strana è che il sonetto era una roba sorpassata, cioè se voi ci pensate, momenti erano 2 secoli che il sonetto esisteva in Italia. E è arrivato con estremo ritardo in Inghilterra, cioè lui l'ha portato quasi 2 secoli dopo quello che era stato scritto il sonetto. Eppure, nonostante appunto era una forma ormai desueta, cioè che non gliene fregava più niente, non dico che è così, non gliene fregava più niente nessuno, ma non era una roba nuova che tu dici, wow, ha portato la news, no? No, cioè lui è arrivato e ha detto, oh, ho scoperto una cosa troppo ganza, e ha portato il sonetto, tu dici. Vabbè, cioè, come se io adesso arrivassi e vi dicessi, raga, troppo top, le gonne corte, cioè, una roba fichissima. E uno magari mi fa, bella, guarda che sono state inventate mo da un po' di anni, cioè, sveglia. Ecco, più o meno è successa la stessa cosa. Capito?
grande Thomas Wyatt, mitico, però ci sei piaciuto perché hai portato il sonetto. Altro importantissimo poeta di questo periodo è Sir, no, io lo chiamo Sir, ma in realtà non è Sir, che è Edmund Spenser, che è una figura centrale della poesia elisabettiana, perché ha scritto anche la roba di paraculaggine un po' per la regina Elisabetta, perché vabbè, lei in realtà non c'aveva così che si svegliava male come suo padre, però cioè, nel senso ogni tanto c'aveva i suoi momenti che lei era un po' dubbiosa, non sapeva bene cosa fare, per cui cioè, nel senso tu dici va che me la tengo buona che le scrivo una bella poesia. Allora, questo amico, il nostro amico Edmund Spenser, visse dal 1552 al 1590 e ha scritto questo poema importantissimo che si chiama The Faerie Queen. Oltre a questo ha scritto anche Amoretti, che è una raccolta di sonetti, e anche un'altra che però ve la devo leggere, che è Epithalamion, che anche questa dal nome si capisce, penso, che vuol dire tipo Epitalamo, cioè Marriage Song, una canzone di matrimonio, in cui racconta il suo amore, il matrimonio, la giornata del tutto il matrimonio, in Amoretti. Proprio la sua storia d'amore, in quest'altro che vi ho appena detto, proprio la giornata del matrimonio con Elizabeth Boyle, che appunto fu sua moglie. Quali sono i temi e lo stile di Edmund Spenser? La poesia di Edmund Spenser in realtà va ancora più indietro. Lui dice: Ok, che utilizzo il sonetto, che comunque è una roba vecchia. Lui fa ancora un salto più indietro perché combina addirittura caratteristiche della poesia classica medievale e umanista. The Faerie Queen, che è quella che vi ho nominato prima, è un po' il suo capolavoro allegorico, chiaramente, perché The Faerie Queen in realtà è Elizabeth, chiaramente, la regina. È ambientata in un mondo magico che attinge un po' dai modelli arturiani. Sono sei libri più un frammento che trattano, diciamo, di varie virtù, tipo la santità, la gentilezza, l'amicizia, la castità, la giustizia e la temperanza. È chiaramente una celebrazione di, come diceva Elisabetta, del suo regno, del suo reame, del suo regno in Inghilterra. Ci sono appunto tutte queste figure allegoriche. Al di là di appunto The Faerie Queen, che è Elizabeth, c'è anche Truth, verità, che sarebbe l'Inghilterra, e poi c'è una cosa bellissima che è Falsity, che è la falsità, che è il cattolicesimo. Va bene, così. Il poema è scritto in stanze spenseriane che derivano dall'ottava rima che era stata utilizzata da Ariosto e da Torquato Tasso. Tutto da lì arriva, tutto dall'Italia, ma tutto in Italia che gli piace. Amoretti, invece, che appunto vi dicevo è una raccolta di sonetti, prende praticamente a piene mani da quelli che. Seduto. Seduto, secco, seduto. Amoretti, invece, che è appunto la raccolta di sonetti, segue semplicemente la tradizionale poesia d'amore di corte, per cui ha tutte le caratteristiche di quello, cioè l'ammirazione per la bellezza dell'amata, della sua voce, del suo corpo, della sua mente e via dicendo. A tal proposito, io vi consiglio, perché è bellissimo, di andare a leggere una di questi appunto sonetti che si chiama One Day I Wrote Her Name, che penso che sia uno dei più famosi che ha scritto Spenser, che è appunto dedicato a sua moglie, e tu lo leggi e dici, cioè, quindi io veramente mi devo accontentare di uno che mi manda un SMS, un WhatsApp, quando c'è uno che ha scritto una poesia del genere a sua moglie. E così e vi cascano tutti i miti e tu pensi, ma secondo te, ma Henry Cavill li saprà scrivere queste cose? Oh, chi lo sa? Bene, ragazzuoli e ragazzuole, questo era il sonetto durante l'età rinascimentale. Prossima volta che ci vedremo parleremo della prosa in età rinascimentale con un altro amico che ha fatto una fine meravigliosa di Enrico VIII, che è il nostro carissimo, mitico Thomas More. E Francis Bacon, che vabbè, lo scritto dell'altro e non era così tanto amico con Enrico VIII, per fortuna per lui, forse dire a questo punto, mentre dopo arriveremo e giungeremo a quello che è il teatro, così vi ho dato un po' di spoiler, poi parleremo del teatro e dopo che parleremo del teatro parleremo di William Shakespeare. Ce la possiamo fare, se avete suggerimenti su come strutturare i video di William Shakespeare, io così vi lancio questa idea, e teatro in generale, cioè com'era il teatro, la storia del teatro. Di quel periodo, cioè parte della storia del teatro l'abbiamo già trattata nei video precedenti, adesso proprio il teatro nell'Elizabethan Age,
William Shakespeare Biography, cioè ovviamente in maniera molto stringata, cioè non vi aspettate che io vi faccio proprio una lezione di quelle da 2 ore e 20 sulla vita di William Shakespeare, se no non ce ne abbiamo fuori, e poi dividere banalmente le sue opere in tragedie, historical dramas e commedie, facendovi un giro generale. Poi, se ce n'è una in particolare di cui volete sentire parlare, ora mai più, vi dicendo. Comunque, ci sono già dei video in realtà su alcuni historical dramas. Se andate indietro, avevamo parlato di, secondo me, Enrico IV, Riccardo II e non mi ricordo che cos'altro. Però, vabbè, nel caso vi interessi qualcosa in particolare, fatemi sapere. Noi ci vediamo molto presto, qua sotto vi lascio tutti i link a Twitter, Instagram, dove, su Instagram, se avete voglia potete andare a rispondere alla domanda sotto l'ultima foto che ho pubblicato. E buone letture, buono studio, buona letteratura inglese, a presto!